Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi andiamo a parlare un pochino del mondo del retro gaming e del modding. Perché? Perché siamo in un periodo in cui stanno uscendo una marea di notizie riguardo degli sviluppatori che stanno sviluppando vari hardware vecchi sotto forma di FPGA. L'avete visto dal titolo, l'avete comunque già letto. Stiamo parlando appunto oggi del Sega Neptune, che era fondamentalmente la console di Sega che era stata dismessa all'epoca. Si parla del lontano 95. Sega Neptune, scusate, voleva essere la fusione tra il Genesis e il 32X, che era il suo adattatore per far partire fondamentalmente i giochi con maggior risorse. Questo perché? Perché intanto il 32X non ha avuto così tanto successo per un discorso, diciamo, puramente economico, perché era molto costoso e problematico. E quando uscì praticamente il primo prototipo del Neptune, la Sega era già pronta comunque con il Saturn, che era appunto pronto per essere rilasciato. Quindi diciamo che questo progetto fu scartato. Cos'è successo nel frattempo? Varie persone, vari in ambito di modding a livello hardware, tutto hanno provato a riproporlo. Quindi, come hanno fatto? Hanno fondamentalmente fuso le due realtà con le schede originali. Altri invece, come gli sviluppatori brasiliani del GF1 e COSAM, che è un altro sviluppatore a parte, hanno creato dei modelli FPGA. Questo video è interamente sponsorizzato da COSAB. Che cos'è COSAB? È un sito dove potete condividere i vostri abbonamenti Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney Plus, Canva, Prime Video, Deezer, Crunchyroll per vedere le anime, Duolingo, Paramount Plus, ChatGPT e quant'altro, ragazzi. Come dovete fare? Praticamente basta che vi registrate, dopodiché scegliete uno dei vostri applicazioni preferite, scegliete il piano 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, un profilo per esempio su Netflix o fino a 4 profili, ragazzi, e avete l'account Netflix 12 mesi in 4K HDR ad esempio, praticamente su a 45 euro. In più, se mettete il codice sconto gamers quando andate praticamente a comprare diciamo il servizio, avete un ulteriore sconto del 5%, quindi altri 2,28 euro per esempio sul piano Netflix. Ma cosa sono questi FPGA? Allora, fondamentalmente, ragazzi, l'FPGA riguarda l'emulazione a livello hardware, ok? Quindi qualsiasi cosa viene emulata a livello hardware. Questo perché? Perché il chip appunto dell'FPGA è completamente programmabile. Cosa vuol dire? Che io posso fargli fare, gli posso far accettare qualsiasi tipologia di istruzioni, ok? E mettere in atto, come nella realtà. Non si tratta quindi di un programma, fondamentalmente, quindi di un software che si occupa di emulare un hardware, ok? Ma si tratta proprio di un hardware che generalmente si occupa proprio solo di fare quella cosa lì specifica, ok? Sotto forma chiaramente di scheda elettronica. Adesso ora ve li faccio vedere. Allora, una delle prime schede molto costose, tra l'altro, che però sono le migliori in commercio, sono le schede appunto FPGA della Mister, ok? E qua c'è un pochino spiegato tutto quanto, io poi vi lascerò il link in descrizione, ve lo leggete. Fondamentalmente cos'è? È un circuito che può essere, quello che vi ho detto, che può essere riprogrammato, ok? Quindi gli possiamo dire di oggi di essere programmato per far girare i giochi degli arcade, domani gli dico di essere programmato per far girare i giochi del NES e così via, ok? Questo nel link qua vedrete praticamente scritto tutto quanto. In maniera un po' più economica, qua si tratta di 500-600 euro di circuiti che comprerete, ok? In maniera un pochino più economica, cosa è stato creato? È stato ricreato il primo Game Boy, ok? Che è l'Analog Pocket, lo vedete qua, praticamente emulazione hardware sempre a livello FPGA, ok? In cui viene emulato sia il Game Boy Color che il Game Boy, poi tramite mod software potete emulare anche altri sistemi. Questo ve lo dico già che si potrà fare.
quando metteremo in mano, questo metteremo mano a questo dispositivo, sicuramente faremo un video a riguardo. Comunque avrete il Pixel Perfect, avete una marea di cose, insomma, che fondamentalmente saranno proprio emulate a livello originale, ok? Lo vedete qua a livello sia di schermo e tutto. Cosa vuol dire questo? Che potete utilizzare ovviamente anche le cartucce originali, ok? Questo è molto importante perché, tutto quello che riguarda le modifiche, scusate, l'emulazione a livello hardware, voi dovete sapere che potete utilizzare i dispositivi originali, ok? Tornando a parlare invece del discorso del Sega Neptune, allora. Questo è quello che vedete, la famosa scheda FPGA, okay? In cui praticamente viene emulato sia il Genesis che il 32X. In realtà COSAM ha inserito una programmazione a livello hardware anche del Master System e del Game Gear, ma questo è una cosa che stanno in realtà ancora sviluppando e stanno ovviamente testando. Il case fa parte di PCBWay, ok, lo trovate qua, anche qua vi metto il link in descrizione, in cui potrete comprare appunto solo il case dove verrà chiaramente ospitata la scheda FPGA, che ovviamente gli sviluppatori avranno messo a disposizione. Adesso qua io per farvi capire ci sono varie revisioni, ok, io provo a mettere nel carrello qualsiasi cosa, comunque vi danno la quantità desiderata, vi daranno i centimetri, i millimetri o i pollici, addirittura il materiale in resina, in nylon, in PLA, in titanio, eccetera, eccetera. Ognuno ci avrà un suo costo, lo vedete qua, ok? E questo è quanto. Come vi dicevo prima, alcuni sviluppatori tipo Machonaccio, sviluppatori, scusate, alcuni modder tipo Machonaccio, cosa ha fatto? Ha provato a ricrearlo usando praticamente le due realtà, quindi sia il Sega Mega Drive che il 32X. Adesso vi faccio vedere, ve lo lascerò anche questo link in descrizione, in cui praticamente vedete ha comprato i pezzi lì da PCBWay e allora, vi fa la presentazione, vi fa vedere anche lo smontaggio. Lui ha preso praticamente la scheda e l'ha modificata, ovviamente la scheda del Mega Drive l'ha modificata per metterci sopra il 32X. Adesso ve lo faccio vedere, qua viene aperto. Vado avanti un pochino veloce. Ok, vedete che comunque bisogna essere molto bravi a livello di saldature. Io in questo caso, se per caso trovate questo aggeggio qua che solo il 32X costa all'incirca 500-600 euro, ragazzi, vi rimando a riparaggi, vi lascio il link anche qua in descrizione su cui ci appoggiamo appunto per fare le modifiche hardware, molto bravo e molto preparato. Tra l'altro noi stiamo tentando di fare questa cosa qua se troviamo i dispositivi adatti a prezzi diciamo che si possono fare, ovviamente. Se voi lo possedete, nulla vi vieta di contattarci e di portarcelo, anche addirittura lo faremo insieme. Adesso vedete qua li collega poi tutte e due con i cavi flat, ha dovuto smontare tutto per farcelo centrare ovviamente dentro il case poi, ok? Si vengono sostituiti ovviamente delle resistenze dei condensatori, ok? Qua vi fa vedere tutto. È un processo molto lungo, ragazzi, adesso vado avanti abbastanza veloce. Qua vedete ovviamente che viene saldato anche un chip che sicuramente servirà per qualcosa tipo voltaggio, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Vengono segate delle parti, tac, e viene praticamente tipo Frankenstein assemblato. Ok, lo vedete qua sopra, tacchete, e lui farà ovviamente la prova di un gioco del Mega Drive del 32X, ovviamente. Ok, adesso poi riassembla tutto e ti faccio vedere. Ta ta ta. Questo qua è la scheda, quella di PCBWay. Scusate, la scheda, la custodia di PCBWay. Viene tutto riassemblato correttamente e tacchete e finisce lì e chiude tutto. Questo era praticamente il progetto del Sega Neptune scartato da Sega per motivi ovviamente prettamente economici, ok? Ci ha messo le sue
pellicoline, eccolo qua, tac, perfetto, e funziona tutto alla grande, ragazzi. Allora, ripeto, questa cosa qua è una cosa abbastanza costosa farla, più che altro per la reperibilità dei materiali. Il 32X purtroppo, ragazzi, non si trova, e se si trova, si trova all'incirca 500 euro. Come vi dicevo all'inizio del video, cosa è successo invece? Dei ragazzi brasiliani hanno praticamente quasi ultimato il GF1 Neptune, che sostanzialmente è una scheda FPGA, come vi ho detto all'inizio, che può prendere le cartucce del Mega Drive e chiaramente del 32X, e oltretutto, da come si legge qua, ha uno store proprio per scaricare chiaramente i giochi. Ok? Poi faccio vedere un piccolo video dove praticamente fanno vedere anche un gioco testato. Eccolo qua. Comunque è un progetto che sta continuando ad essere sviluppato, insomma, in maniera. Tra l'altro è quasi pronto. Potete chiaramente chattare con loro via Discord. Vi lascerò anche qua i link in descrizione se volete approfondire qualcosa in più. Cosa mi è arrivato invece? L'altro giorno mi è arrivata una notifica da parte di COSAM, che è l'altro sviluppatore del Neptune. Ve lo faccio vedere tramite Twitter. Ora qua allarghiamo tutto. E questa è l'altra scheda FPGA viola, la vedete, che è stata fatta appositamente per essere programmata per, come ho detto prima, per far partire appunto le cartucce, i giochi del 32X e del Mega Drive. Ovviamente vedete qua anche l'Everdrive, quindi con la schedina SD e tutto. Qua lui fa vedere praticamente che prova vari giochi. Adesso vado avanti un pochino più veloce. Questa era Virtual On. Tra l'altro dovrebbero essere dispositivi dotati dell'HDMI sicuramente, anche se ovviamente io vi consiglio di sfruttare chi ce l'ha i CRT, se li avete ancora. Per l'epoca, ragazzi, era una bomba. Era. E qua vi fa vedere che, eccolo lì, Sega Master System. Tramite un adattatore Dorino, però insomma, questo è il Sega Master System. Sonic the Hedgehog. Green Hill. Ancora non è perfetto ovviamente per la risoluzione, però insomma, ecco, questo è quanto. Ok, lo potete seguire su Twitter tramite COSAM. Ultima cosa, non meno importante, ve la faccio adesso, rimetto un attimino le proporzioni giuste della telecamera, così mi allargo un po' anch'io. Non confondete ovviamente l'emulazione software dalla emulazione hardware. Ok, io qua ho preso, per farvi capire, uno SNES Mini o il NES Mini, o ce l'ho di là, o le consoline queste qua, le cinesine, eccetera. Queste sono fondamentalmente delle Raspberry, ok, chi più chi meno, insomma, le Orange P, eccetera, eccetera, che fanno emulazione a livello software, ok? Quindi gli emulatori a livello software, ragazzi, non potranno mai essere uno a uno come la console originale. Quindi mi raccomando, questa è una cosa super mega importante. Se volete giocare precisi come una volta, quindi senza avere lag piuttosto che problemi sullo schermo, piuttosto che non lo so, problemi di suono, eccetera, eccetera, e avere l'esperienza d'uso di giocare in retro gaming puro, dovete necessariamente prendervi o la console originale, se le trovate ovviamente a prezzi onesti, oppure provare a utilizzare appunto il mondo dell'FPGA, che costa un pochino, è vero, però vi riproduce in maniera, ragazzi, veramente in maniera para, ok, la console originale.
Ok, quindi questo è quanto. Noi volevamo farvi un video giusto per darvi anche qualche news e incuriosirvi anche su questo mondo qua. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci e continuate a aggiornarvi sempre tramite noi. Noi siamo anche su Telegram, ci trovate anche su Discord e live su Twitch e YouTube il martedì e il giovedì, sia col modding che con i vari tornei che faremo di Mario Kart. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Paolo e dai Gamers 56K. Ciao!